Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ora in questo video qua faccio vedere una cosa che sia per macchine, per furgoni o per moto, comunque per plastiche, di mezzi di trasporto. In questo caso userò un furgone, ma tipo portatarga delle moto, quelle tipo vecchio, custom, ce l'hanno ancora in plasticone. Quello che volevo parlarvi io è come far tornare nuove le plastiche con questa pistola a caldo. Ovviamente poi vi metterò delle foto e vi farò vedere anche la parola pratica. La pistola in questione è questa qui. Io ho usato vecchia, una PT Power Tool. Vi ho messo nelle foto anche l'etichetta con tutte le didascalie. Ripeto, una pistola vecchia, ma il suo lavoro lo fa molto bene. Quindi adesso guardiamoci le foto e dopodiché ci guarderemo come viene il risultato finale. E se no veramente le plastiche, se è vera questa diceria che scaldando le plastiche tornano come nuove. Partiamo con le foto. Di plastica che manca ancora da fare, quindi accendiamo la pistola e vediamo un po' cosa succede. Accesa, ci avviciniamo alla macchina. Ho quasi finito la pistola, è stata messa comunque a 2, la velocità più potente. Vi faccio vedere l'ultimo pezzettino e comunque funziona. Acceso. La distanza per farvi capire questo qua. Circa 2 centimetri.
eccoci qui alla fine del video. Che dire, ragazzi, il video funziona. Guardate, queste tutte le plastiche sono venute veramente nuove. Adesso faccio una visuale un po' veloce della macchina, ma le plastiche qui, le maniglie, i fascioni, ho fatto anche il paraurti, il fan anche qua sopra. Quindi, ragazzi, devo dire che questo sistema funziona, quindi potete usarlo sia per le macchine che per le moto. Niente, ragazzi, che devo dirvi? Continuate a seguirmi, io continuo a fare nuovi esperimenti, continuo a postare cose nuove per voi. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, ragazzi.